Amici di Wild Hunters, benvenuti a questo secondo appuntamento con la mia rubrica Armeria Magno, eh, che vede protagonista un'arma calibro 12 slug, quindi a canna liscia, che ho scelto con accuratezza eh, come eh, arma, eh, diciamo... Eh, Base per fare eh, i test di qualsiasi munizione mi capitasse eh, da fare, appunto, un videotest sul campo sulla caccia al cinghiale. Eh, si tratta della Benelli M1 eh, in versione eh, camouflage che è un camouflage che ho fatto fare io, perché questa è un'arma che io ho acquistato anni fa all'Armeria Innocenti. E che poi feci fare camouflage eh, dalla Rainbow Graphics, eh, di, in, in, che all'epoca, adesso non c'è più, eh, operava vicino a Gardone Valtrompia. D'accordo. È un'arma camouflage. Perché l'ho fatta fare camouflage? Perché siccome eh, io vado a caccia anche se piove, se nevica, eccetera. Eh, volevo fare una finitura che mi garantisse eh, una protezione totale dell'arma, come finezza potete vedere che addirittura ha camouflage eh, la parte esterna dell'otturatore. Quindi un camouflage fatto veramente bene. E guardate, è rimasta. Questa è un'arma che ormai ha quasi 8 anni ed è perfetta, non ha un graffio, non ha niente. Quindi un tipo di camouflage. Che, eh, oggi purtroppo non fa più nessuno, salvo una ditta di Arezzo, eh, vicino ad Arezzo che vi presenterò a breve in un daily report, d'accordo? Eh, perché è un'azienda che eh, utilizzando nuove tecnologie eh, pro propone un camouflage più moderno. D'accordo. Comunque, questo è, è un camouflage di grande successo. E questa è un'arma veramente eccellente. Perché ho scelto eh, l'M1 come cavallo eh, da battaglia eh, per tutti i, per, o per quasi tutti i miei test? Perché avevo notato attraverso dei test che avevo fatto sul Benelli M1 Slug in versione normale, ehm, all'epoca lavoravo per la rivista Diana e per le riviste Diana Armi e Caccia palla, mi trovai a fare dei test su quest'arma e avevo notato che eh, pur a volte non eccellendo al massimo con alcune munizioni, d'accordo? O, o meglio con tutte. Però riusciva sempre, sempre con qualsiasi munizione a dare delle rosate più che eccellenti per la caccia. E quindi era eh, per, me, per me e per quello che erano le mie esigenze eh, un fucile su cui poter contare in qualsiasi eh, occasione e in qualsiasi contesto, quindi con qualsiasi munizione che fosse standard o magnum. Questo fucile mi dava sempre risultati con, eh, per i quali potevo andare a caccia tranquillo. Non aveva alti e bassi come la maggior parte dei fucili, eh, che eh, si nota: e si ho nota, notato provandone centinaia, centinaia che magari sono eccezionali con una o due cartucce, ma con le altre magari hanno risultati che non permettono di andare a caccia. Quindi questo è il fucile che avevo notato che mi dava sempre un, un, un livello di, eh, di affidabilità nella precisione eh, che non avevo trovato in altri fucili e quindi poteva costituire il mio fucile eh, da tutti i giorni, per, le, per i test di tutti i giorni è un fucile che poi tra l'altro eh, ho fatto modificare in due precisi comparti da Loreno dell'Armeria Innocenti di Montemurlo in provincia di Prato. Innanzitutto di serie aveva uno scatto troppo duro. E quindi con Loreno ci abbiamo lavorato in modo da mantenere un certo grado di sicurezza, però farlo un po' più fruibile, perché effettivamente nei tiri che dovevo fare a lunga distanza, cioè 50, 60, 80 metri, eh, non riuscivo ad essere molto preciso. E invece che cosa è successo? È successo che eh, appunto utilizzando uno scatto molto più morbido, che si attesta qui in, questa, in questo fucile attorno ai 650-700, 100 grammi, è un piacere. Riesco a essere precisissimo a lunghissima distanza anche a 100 metri. Ho preso degli animali sulla soglia dei 100 metri e ho potuto sparare veramente bene. E poi una seconda modifica, invece, doverosa. Eh, ho fatto montare, eh, o meglio, modificare il mirino perché. Facciamo una, premessa, facciamo una premessa doverosa. Questo è un fucile che ha un'attacca di mira che è regolabile solo, vedete, solo sul destra-sinistra, quindi solo in derivazione. E poi ha un mirino fisso, d'accordo, a pinna di squalo. E qui naturalmente nasce il problema perché il destra-sinistra, certamente è importante. Avere poter spostare a seconda della munizione la rosata a destra e a sinistra è basilare però eh, c'è da considerare l'alto, perché poi alla fine eh, si noterà che la differenza fra una cartuccia e, e un'altra è soprattutto sull'alto o sul basso, a seconda sicur sicuramente della velocità e della forma della, del proiettile, quindi dell'aerodinamica, del coefficiente balistico. E naturalmente eh, qui eh, era molto difficile. Esiste un sistema che la Benelli ha insegnato a gran parte degli armaioli che hanno partecipato a dei corsi di aggiornamento sull'M1 come sull'M2, come sull'M3, che eh, attraverso la regolazione eh, di, alcuni, eh, di alcune parti meccaniche che sono sistemate qui dove c'è il collegamento del tappo, eh, si riesce ad avere la canna un pochino più alta o un pochino più bassa, d'accordo? E questo un, un, un armaiolo che ha seguito sui corsi e sa come mettere le mani eh, riesce, però si deve procedere per gradi, d'accordo? Eh, perché è una modifica che va fatta per, eh, con cum grano salis, come dicevano i latini. E però io avevo notato che comunque il mirino era poco visibile, soprattutto adesso che l'avevo reso camouflage. Quindi che cosa ha fatto Loreno? Ha fatto un foro, va bene, e poi mi ha messo una fibra ottica, così si vede molto meglio e quindi questo mi ha risolto il problema. Eh, se decidete un giorno di utilizzare una sola cartuccia eh, potete fare in modo che questo mirino possa essere più fine o più grosso in modo da alzare o da abbassare la vostra rosata eh, io siccome su questa su quest'arma eh, ho scelto una cartuccia in particolare quando vado a caccia per conto mio e poi naturalmente quando ho, ho da fare dei test eh, agisco molto sul destra sinistra sulla tacca oppure su faccio agire da loreno sulla, sul, su queste parti meccaniche in modo da alzare o abbassare le... Le... le differenze diciamo nelle cartucce moderne che sono molto veloci sono minime sono minime eh, a volte solo sul destra sinistra eh, quindi ormai con questa regolazione con questo mirino io mi trovo benissimo e certo è che quando cominci a dover testare delle munizioni eh, old style che sono lente eh, lì bisogna lavorare parecchio eh, su... su queste parti meccaniche questo ve lo dico molto onestamente però, questo è un fucile che, se lo trovate nel mercato dell'usato, fate quello che ho, che ho fatto io: compratelo, fatelo fare camouflage. È un fucile che vi dura tutta la vita e che, e che ha una resistenza all'usura spaventosa. Ha una precisione costante e meravigliosa su gran parte delle munizioni. Questa è la versione con canna da 47 cm, poi ne esistono in giro eh, quella con la canna da 55. Eh, e poi ce n'è un'altra versione con la canna da 51 e da 55, sono due, ma con la tacca di mira regolabile della LPA e quella se riuscite a trovarla è ancora meglio di questa perché a quel punto non avete bisogno di fare eh, tante regolazioni, le potete fare per conto vostro perché questa tacca di mira eh, può essere regolabile sia in alzo che in derivazione. Quindi. È, è, è ancora migliore di questa: è un'arma un, un eh, che io ho corredato con una seconda eh, canna da 60 cm con gli strozzatori che utilizzo eh, quando vado a Fagiani o alla lepre. O agli uccelli, ne esistono in commercio anche da 65, da 70, da 75 centimetri eh, e quindi è ancora molto polivalente. La canna è intercambiabile e questo dà una versatilità spaventosa a quest'arma. È un'arma eh, che ha un calciolo studiato molto bene che assorbe qualsiasi munizione ci andiate a tirare, è molto ben bilanciata, ha un'ergonomia che si adatta alla maggior parte dei cacciatori e per questo queste sono le caratteristiche che ne hanno fatto, ne hanno fatto una, una delle, uno dei fucili, una delle armi più vendute non solo nel nostro paese ma a livello internazionale. Eh, vi volevo far vedere le munizioni che eh, utilizzo io, in, in particolar modo con questa con quest arma. Una è la Baschieri Pellagri eh, Black Shock Coated Slug Magnum, la versione Magnum che è una vera bomba. E con la quale io ho azzerato le mire, poi eh, naturalmente ci sono altre due munizioni che ogni tanto utilizzo, d'accordo? E, e sono eh, la Thrill Shock della Baschiere Pellagri, la versione standard. Che questa è una cartuccia eh, con la quale rispetto alla Black Shock Magnum. A, a, devo solo fare una correzione eh, destra-sinistra più o meno hanno lo stesso punto di impatto a 50 metri quindi non c'è da fare eh, nessuna correzione e poi ogni tanto mi piace eh, fare una Markord e utilizzare la Baschieri e Pellagri eh, Big Game questa è una cartuccia storica alla quale sono molto affezionato e qui destra-sinistra no non c'è nessuna correzione da fare c'è da fare sull'alto basso ma questo eh, basta fare una piccola correzione su quelle parti meccaniche da Loreno e ritorno allo stato originario della mie, del, mie, del mio azzeramento. Questo è il mio cavallo da battaglia che, ve, che avete sicuramente visto in tanti test e continuerete a vedere perché è un'arma veramente affidabile. Bene, questo mio secondo appuntamento con la rubrica Armeria Magno finisce qui. Ci rivediamo per il prossimo appuntamento che sarà molto interessante e sarà con la mia CZ 527 sintetiche in calibro 223 Remington. Bene, signori, a presto.